Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Megamind. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con la sconfitta di Psychodelic e il nostro arrivo sui piani alti. Oggi invece andiamo al ponte. Poi ci sarà il prossimo livello dove affronteremo Tizia coi capelli di fuoco. E infine Blue Titan. A parte che devo dire che tutte le immagini, tutte le immagini su questo cavolo di coso, su questa lavagna, sono terrificanti. Lui è forse l'unico normale, ma lei c'ha uno sguardo terribile, lei è incazzatissima. Blue Titan, ok, ci sta ancora. Minion è terribile. Psychodelic è terribile. Il distruttore qua ci sta, ma è incazzatissimo. Poi tra l'altro c'è una freccia su Minion là sotto con scritto: come è successo questo? Oh, Didi Stapen. Non so cosa intenda, se Minion che si è trasformato in un pesce, se Minion è finito dentro un gorilla, boh, chi lo sa. Comunque, andiamo al ponte. Sconfiggi i cattivi, Hot Flash e salva la città dalle fiamme. Va bene. Il secondo giocatore può raggiungere posti inaccessibili. Comunque ci manca poco. Aspetta un attimo. Nei quartieri alti. Ah, fantastico. Guarda un po'. Come sempre, c'è sempre qualcosa di nascosto a inizio livello. E ti pareva? Eh sì, anche io vi stavo aspettando. Ecco, questo è l'unico gioco dove effettivamente userei più che volentieri. Vediamo se esplode. È l'unico gioco dove userei più che volentieri il turbo solo per continuare a sparare. Questo e altri giochi simili. Infatti stavo dicendo, cosa devo fare lì? Pensavo che dovevo cliccare sul... come si chiama? Sulla sbarra e alzarla. Invece no, era il peso. Dai Megamind però. A parte, detto tutto, molto sinceramente, come cavolo fa a spostare 100 libre lui? Arriva qualcuno? Non lo so però, ecco appunto. Era molto ovvio che sarebbe arrivato qualcuno. Io intanto... Allora, io tra l'altro vorrei chiedere una cosa. Io capisco che ognuno nella propria squadra di super cattivi sceglie i minion che vuole. Tipo, Gru c'ha i minion gialli piccoli che fanno casino. Noi abbiamo un pesce dentro un corpo di gorilla, dentro una palla d'acqua. E poi ci sono i cattivi di qua. Allora, analizziamoli un attimo. Quelli del distruttore sono dei cacchio di operai. Ok, è un po' banale, ma in linea col personaggio. Quello di Psychodelic sono dei musicisti che sparano veleno dai loro strumenti. Artistico, veramente ok. Lui, lei, la tipa, invece ha dei panchettoni, che per carità ci stanno, e dei cuochi. Dei cuochi che ti lanciano del minestrone. Ora, io capisco che ognuno nella propria squadra di super cattivi sceglie i minion che vuole. Lo accetto tranquillamente. Ma va bene i panchettoni. Ma il cuoco? Il cuoco che probabilmente ha finito il suo turno in mensa e dice: ah, è l'ora di andare a picchiare Megamind. Aspetta che mi porto dietro il minestrone. Perché? Cioè, non poteva scegliere dei buttafuori? Qualsiasi altra cosa? Ah, pensavo che era una pozza di veleno, invece era il giardino quello. Cioè, poteva scegliere mille altri minion che voleva. Oh, aspetta. L'arma deidrato per rimpicciolirlo. Ecco, fatto. Usa il tasto. Eppure scelto dei cuochi. Ha scelto dei cuochi per qualche motivo. Grazie minion. Veramente, se ti potessi zittire lo farei. Ma ormai ti ho accettato per quello che sei. Il frame rate. Ecco fatto. Appena possiamo, tra l'altro, potenziamo quest'arma. No, non menarli a mano che c'hanno il fuoco quelli. Dobbiamo aumentare più che altro il ratio di fuoco. La cosa buona di quest'arma è che bene o male, quando, anche se non si sono ancora rimpiccioliti, li stanni. Su quello sicuramente è un'ottima opzione. Fries e hamburger $5. Beh, direi che è un buon prezzo, no?
Ottimo lavoro, signore. Sicuramente la carne è di prima qualità. Poi non è detto in realtà, magari sono quei ristoranti che sono aperti da 50 anni che fanno l'hamburger uguale a come lo faceva il nonno del nonno del nonno. E sono quelli con gli ingredienti più strani ma buonissimi. Ecco, io apprezzo la cucina del genere, piuttosto che facciamo le cose innovative, facciamo un hamburger straordinario, facciamo un hamburger che costa $200 a morso. Ecco, piuttosto veramente apprezzo di più il vecchio stile. Oh, non guardare giù, non guardare giù. Apprezzo di più un hamburger vecchio stile che un hamburger... Ok, pensavo di essere morto. Che un hamburger ipermoderno, magari. I cattivi di Hot Flash. Ed è anche un po' il motivo per cui magari preferisco andare... Ah, ecco, sono morto. Preferisco andare più a un'hamburgeria di un paese piuttosto che magari a un fast food. O meglio, magari al fast food ci vado comunque, perché ci vado. Però magari a livello di gusto preferisco di più appunto la suddetta hamburgeria. Preferisco l'hamburgeria che magari uno non fa panini che fanno da tutte le parti e due li propone a modo loro. Quella è una di quelle cose che apprezzo un sacco. Ecco, fatto. Dobbiamo scendere, immagino. Qua si accenderà il fuoco. Strano, pensavo... Beh, sembra benzina buttata a terra. Qua non posso salire? Peccato. Ok, scendiamo di sotto. No, 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 ok, pensavo stesse per finire nella fessura fra una cosa e l'altra. C'è un'altra sfera qua? No, perfetto, la proseguiamo. Però abbiamo il guanto, ok? Il guanto è molto meglio della pistola. Soprattutto perché la pistola non ce l'abbiamo potenziata al massimo per ora. Se solo potessi tipo caricarla nascosta tipo... E poi lanciargliela in faccia, madonna mia. Dai, brutti cretini. Ecco, fatto. Con il frame rate che piano piano muore ogni volta. Però veramente molto meglio il guanto che la pistolina scacciona. Almeno col guanto riusciamo anche a far arrivare il colpo da un nemico all'altro. Ci velocizziamo la vita. Qua c'è qualcosa? No, perfetto. Prosegui, prosegui prima che sale di nuovo. Ecco, fatto. Non devo buttarmi di qua, vero? Peccato. Sarebbe stato bello. Fermi! Dammi la macchina! Che vista magnifica da quassù! Che bella l'autostrada! La profondità. Dicevo, che bella l'autostrada, Minion! Continua a muoverti! Non buttarti di sotto come hai fatto poco fa! Siamo arrivati? Tra l'altro, non ho ancora visto a che punto è il nostro macchinario, però vorrei vederlo. C'è qualcuno? Hanno incendiato la città. Si vede come sta bruciando. Brucia la città e crolla il grattacielo. Qua? Ok. Ecco fatto, dammi tutto che tutto ci serve. Ecco fatto. Altri nemici? Strano ma vero, no. E allora occupiamo tutto il nostro arsenale solo per riprenderci le sfere che ci servono. Più che altro non capisco sta cosa qua marrone. Boh, sembra benzina, ti giuro. Scendiamo di sotto. Tra l'altro mi chiedo se con lo scontro con Blue Titan, utilizzando il fuoco per bloccarci, signore, metteremo la veste quella bella del finale del film oppure no. Io dubito, ne dubito altamente. Però mai dire mai. Magari questo gioco potrebbe sorprenderci, come ha fatto per tutto il resto del gioco, eh. Per tutto il gioco questo gioco non ha fatto... Per tutto il gioco questo gioco non ha fatto altro che sorprendermi in positivo. Non ha fatto altro che sorprendermi veramente in maniera positivissima. Cosa che molti altri giochi non hanno fatto. E tra l'altro, per i prossimi giochi PS2 aspettatevi un piccolo upgrade, diciamo. Ci sarà un upgrade niente male. Già vi sto facendo uno spoiler, diciamo. Sto spoilerando già. Dobbiamo trovare il peso, vero? Eccolo là. Allora, calmi tutti. Ecco fatto. Ecco qua. Che tra l'altro, prossimo livello, livello boss fight. Questo vuol dire che se rimaniamo con poca vita ci ammazziamo e la ricarichiamo. Ecco qua, bella lui. Possiamo utilizzare il garage per raggiungere il piano terra.
Ecco qua, grazie. Allora, da una prospettiva strana, questo tubo e quel filo sembrano un mimo che sta sprofondando con la mano così. Ho avuto un flash stranissimo, scusate. Tra l'altro, scusami un secondo, Minion. Siamo tornati di nuovo al garage. È lo stesso di prima o è un altro? No, perché se è lo stesso, veramente, che cacchio di giro abbiamo fatto? Quel garage. Che cavolo di giro abbiamo fatto? Uno e due. Perfetto. Arrivano, signore. Ai. Fuoco. Tra l'altro ci hanno appena intrappolato in questa zona. Posso saltarlo il fuoco? No, non posso saltarlo, perfetto. Muri invisibili all over again. Assaggia questo, bravo. Bravo scemo. Assaggiati il fulmine invece. Ecco qua. L'elettricità statica, amico mio. Fa sempre male. Posso passare, perfetto. Ecco qua. Sguatteri in arrivo, signore. Sguatteri. Beccati questo. È una fortuna che ti piacciono le sfide, signore. È una fortuna che mi piacciono le sfide. È una fortuna che abbia delle armi decenti. O meglio, che abbia questo. Metro City brucerà. E invece voi verrete scossati. Uno, due, tre, perfetto. Morti tutti. Signore, prendi l'ascensore per uscire dal garage. Prendi l'ascensore. Io credo. Credo che un'altra imboscata. Per il prossimo livello dovremmo fare molta attenzione. Perché devo essere sincero, già lo scorso boss mi ha sorpreso con un colpo solo. Mi ha sorpreso ed è stato un miracolo che siamo sopravvissuti. È un miracolo che siamo sopravvissuti. E mi ha fregato una fiamma che mi si è aperta sotto il culo. Sincero. Questi qua che le lanciano le fiamme e il fuoco fa danno continuo potrebbero essere pericolosi. Componente della macchina di ricomposizione del DNA, signore. Questi qua che lanciano il fuoco così potrebbero essere un problema. Non mi sorprendo più di tanto per Titan perché non ho così tanta aspettativa come ultimo boss. Nonostante potrebbe sorprendermi, ripeto. Ma per questo boss adesso mi serve solo un altro frammento di DNA e Blue Titan sarà mia. E la città sarà al sicuro, finalmente. Salvataggio in corso. Livello completato. Obiettivo raggiunto, strada bollente. Stivali appiccicosi. La macchina del DNA è completa, signore. Ah, perfetto, pensavo ancora un pezzo mancasse. Fammela vedere. Questa è la macchina di ricomposizione del DNA. La macchina del DNA è completa, signore. Perfetto. Adesso manca solo l'ultimo frammento di DNA, signore. Non appena avrai il DNA completo, potremo utilizzare questa meravigliosa macchina per individuare dove si trovi Blue Titan. Ah, perché non lo sapevamo? Era questo il senso? Solo un altro frammento di DNA, signore. Ah. Dovremmo spegnere qualche luce. L'ultima allora, era avevo capito che i boss ci davano il DNA, ma non avevo capito che erano meno pezzi della macchina e tre pezzi diversi per il DNA. Ok, allora. Cavolo, per... Vediamo se... Aspetta. Vediamo se arriviamo a 6000. Se arriviamo a 6000 riusciamo a potenziare l'arma. Ok, ce ne mancano solo 5. Vediamo se ce le abbiamo tutte. Prepara la macchina invisibile. Ce ne manca solo una, ti prego. Dannazione per una, e ma fai sei... Fai attenzione al rivestimento in pelle. Allora, c'è un trucchetto semplice per questa cosa. Allora, prima vediamo. Ah, non era una fotografia, ma era il libro del codice del male. Vabbè, ok, ci sta. Sono contento che abbiamo trovato tutti quanti i trofei, diciamo. Potenziamo quindi quest'arma. Il gioco salverà in automatico. Perfetto, sì, potenziala. Ci mancano solo 10 punti per aumentare il danno. Trucchetto. Il gioco ora salva. Guardalo lì in basso. Salvataggio in corso. Usciamo dal gioco. Eccoci qua con l'ultimo punto che ci serviva. Ecco fatto. 4000 punti che ci servivano. E danno aumentato. Ecco fatto. Ci manca solo il deidratato rapido che li schiaccia prima. Che non è nient'altro che il fuoco rapido per questa pistola.
Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!